conduce il professor Antonio Maria Rinaldi. Buongiorno, buongiorno a tutti, sono di nuovo io, Antonio Maria Rinaldi. Allora, subito dico della borsa di studio perché siamo stati inondati di telefonate. Vi ricordo che la Lincampus University insieme a Radio Yes ha promosso queste due borse di studio interessantissime con il concorso Yes mi iscrivo alla Lincampus. Ora io vi rimando al link dell'università che è proprio www.unilink.it dove c'è il regolamento. Vi dico solamente di fare presto nel mandare la presentazione della domanda perché scade il 15 di ottobre. Quindi vi invito a visitare il sito dove c'è tutto il regolamento. Dovrete mandare tutto quello che è richiesto dal regolamento per poter concorrere e ci sono in palio due bellissime borse di studio. È un'iniziativa meravigliosa, veramente eccezionale, perché si dà la possibilità a due studenti, giovani o non giovani, perché l'accesso all'università è per tutti, quindi ditelo ad amici che interessa iscriversi all'università o che già sono laureati nella laurea a breve, perché vi ricordo che il concorso riguarda non solo il corso universitario triennale, cioè la cosiddetta laurea breve, ma anche della magistrale, cioè quella che si chiama comunemente lunga. Detto questo, oggi passiamo al benedetto argomento dell'euro che avevo già anticipato, anzi vi ricordo i numeri del telefono perché oggi saremo con i microfoni aperti, cioè io voglio sentire che cosa ne pensate. Il numero lo conoscete, però ve lo ripeto, è il 06 65 79 63 48, 06 65 79 63 48. E per chi desidera mandare degli sms che io leggo qui sul monitor c'è il 342 41 51 406, 342 41 51 406. Cosa vogliamo parlare? Vogliamo parlare dell'euro perché, come ho detto ieri, da più di 10 anni conviviamo con questa nuova moneta e ci siamo accorti strada facendo che qualche cosa non funzionava. Ovvero, c'erano state dette delle cose un pochino diverse, noi abbiamo fatto dei sacrifici e anche se magari non del tutto contenti, però li abbiamo fatti perché c'erano stati dati degli obiettivi, c'era stata prospettata soprattutto un'Europa che doveva funzionare in un certo modo, poi invece ci siamo accorti che nell'atto pratico non erano questi termini. Però voglio anche dichiararmi, cioè io voglio subito dire cosa penso dell'euro. E ve lo dico non tanto come docente universitario di economia e in particolare è questa proprio la mia materia, ma ve lo dico anche da cittadino italiano, da cittadino che va normalmente a fare la spesa, normalmente si confronta con la quotidianità. Allora, io penso questo, penso che l'idea dell'Europa è un'idea favolosa, fantastica, meravigliosa e mi è sempre piaciuta. Europa, attenzione, perché noi dobbiamo distinguere e scindere il discorso d'Europa dal discorso dell'euro. Perché? Perché l'Europa è composta da 27 stati, quindi l'Unione Europea è composta da 27 stati. Di questi 27 stati, solo 17 hanno materialmente l'euro. Il caso classico che tutti ricordiamo e facciamo sempre riferimento è la Gran Bretagna, la quale si tirò indietro, scusate questo termine, ma è per far comprendere meglio, si tirò dietro proprio nel 1998, nel dicembre 98, quando furono fissati i famosi cambi irrevocabili, cioè quando fu fissato il cambio ad esempio della lira contro euro in 1936,27, poi parleremo anche di questo. E con la famosa opzione del opting out è l'opzione di uscita, cioè loro all'ultimo momento dissero noi rimaniamo nell'Unione Europea però non adotteremo la nuova moneta e rimarremo con la sterlina. E vi dico che i saggi inglesi non è che abbiano fatto male, io personalmente penso che se avessimo anche noi avuto la forza, la lungimiranza, ecco, di inserire questa opzione, molto probabilmente ci saremmo trovati meglio, però con una differenza rispetto agli inglesi. Gli inglesi ancora oggi adottano la loro valuta e molto probabilmente la adotteranno per moltissimi altri anni.
Io personalmente l'avrei adoperata per posticipare l'entrata dell'Italia dopo 2 o 3 anni. Noi non eravamo assolutamente pronti, è stata secondo me una piccola, chiamiamola forzatura, il fatto di essere entrati un po' alla garibaldina, noi siamo entrati senza tener conto esattamente, e noi andremo proprio ad analizzare questo. Perché? Perché rifacendomi il discorso di prima, vi ripeto, l'idea dell'Europa è un'idea ottima, il fatto anche dell'aggregazione monetaria in linea di principio mi piace, cioè la costruzione è sicuramente un'ottima idea. Quello che però contesto è il modo con cui noi abbiamo aderito. Praticamente il progetto è meraviglioso, ma la realizzazione tecnica non mi è piaciuta. Perché? Perché purtroppo chi è che ci lega a questo meccanismo è fondamentalmente il trattato di Maastricht, che tutti quanti conosciamo, sappiamo, che sostanzialmente dice: guarda che tu per poter aderire all'unione monetaria devi soddisfare certi parametri economici. Noi non siamo mai riusciti a rispettarli questi parametri economici, molto probabilmente non ci riusciremo mai. E quello che contesto è che la classe politica, e badate bene che nel momento, dal momento che si è iniziato a parlare di aggregazione monetaria fino alla realizzazione, hanno governato l'Italia tutti, nessuno escluso, tutti i partiti politici, di tutti i colori, con tutte le coalizioni, quindi la colpa io la spalmo su tutti quanti. Nessuno ha avuto la capacità di, come dico io, di sbattere i pugni sul tavolo, di far valere le ragioni che anche noi potevamo avere, visto e considerato che l'Italia, bene o male, è la seconda impresa manifatturiera dopo la Germania, dei 17 paesi attualmente e dell'allora 12, perché all'inizio erano 12, noi potevamo vantare una forza non indifferente. Quindi a mio modestissimo avviso, e me ne assumo ogni responsabilità, se avessimo avuto persone in grado di sbattere più forti pugni sul tavolo, molto probabilmente saremmo riusciti a ottenere qualcosa di più. Questa è la mia opinione, a me piacerebbe sapere che cosa pensano i nostri radioascoltatori. Fra l'altro vi dico anche che sono stati fatti anche degli errori proprio di una banalità enorme, e la prima cosa che mi viene in mente ad esempio è che non hanno stampato le banconote da 1 e 2 euro, lì è stata fatta una stupidaggine enorme, anzi qui è una dimostrazione ulteriore che nessuno di noi ha avuto neanche la forza di poter almeno far valere questo, cioè se non siamo riusciti neanche a farci stampare le banconote da 1 e 2 euro, che ricordo praticamente erano 2.000 lire e 4.000 lire delle vecchie lire, vuol dire che proprio non contavamo assolutamente nulla. Allora io vi ricordo adesso il 06 65 79 6348, perché voglio sentire che cosa proprio pensate, cosa ne dite. Nel frattempo io adesso passo la linea al bravissimo Matteo nella regia, un piccolo stacchetto e poi vediamo se qualcuno mi vuol dire qualcosa. Grazie.